abbastanza coincidenza. Allora l'altra sera andiamo al Teatro dell'Opera qui a Roma a vedere la Zaide di Mozart nella riscrittura di Calvino e Repubblica fa riuscire Se una notte d'inverno un viaggiatore di Calvino, Libro che che è ci ha grande capolavoro. affascinato, mi ha affascinato in modo Ah, particolare. sì. E 1979, gli anni della nostra giovinezza innamorata della semiotica e Sì, quindi dell'arte del quindi racconto, dell'arte del di racconto, cui certo. Italo Calvino è stato veramente grande maestro. Vabbè, non ci piove, direi. Come una sorta di filosofia più che arte del Eh racconto, beh sì, filosofia del poi lui racconto. aveva una sua teoria proprio, no? Ci stanno innumerevoli testi di Calvino in cui lui spiega perché scrive così, Sì, perché monta così il beh, racconto, che cos'è il racconto per lui, le lezioni certamente. Le lezioni americane. americane, tra le mie vecchie edizioni, non ho ritrovato quella di Se una notte d'inverno un viaggiatore, quindi Proprio. qui c'è quella di Repubblica che è Quella appena. Sì, bellissima molto tra ben l'altro, curata, con stupenda la sua edizione, con la sua presentazione, veramente presentazione. pregevole. Quindi Sì. seguiamo tutta questa collana perché è notevole. Pregevolissima, sì. Ma Delle ecco, questa è una delle vecchie edizioni garzanti, super stramazzata da me, lezioni americane, lezioni oppure questa per americane. esempio è un'edizione storica Einaudi, a proposito della nostra giovinezza, Il sentiero dei tirani, uno dei suoi primi Uno libri, dei primi libri, eh 1947, il sì, primo quelli libro, il primo romanzo. legati ancora al mondo della Sì, poi resistenza, tanti no? altri sono, Vabbè, vabbè, ma parliamo di certo. questa sua prima uscita, ma è di Sì, questa di questa prima riproposta. riproposta di Repubblica, elegante, bella, ecco. Calvino, saggista, critico, Giornalista di giornalista di primo Repubblica, ordine, appunto di primo ordine, curatore, riscrittore. riscrittore, quando raccontò Ariosto, Orlando Orlando Furioso, Furioso, con i miei di studenti spesso lo favole, proponevo, eh le sì. favole. Ah, ecco, le favole le avevo prese, i racconti fantastici dell'Ottocento. Dell'Ottocento, Ma sì. veramente un grande innamorato delle del raccontare, Del raccontare, di quello sì. che voleva dire proprio come arte della speculazione. Direi E analoga a quella del nostro, dei sì. nostri grandi fisici di cui abbiamo parlato la volta Del scorsa. raccontare, devo dire, soprattutto Indagine surreale. sì, in modo labirintico, no? Perché Labirintico, sì. lui ha i suoi riferimenti, uno è Borges, Ah, certamente. è Stern, no? Il grande scrittore, Certo. lo cito perché lo dice lui, no? Sì, perché Lui poi dice Stern ha proprio è proprio il riformulato, maestro. è il maestro, È sì. il E maestro dell'arte del tu che racconto che dici? riflette su Ha se ragione, stesso. secondo te, Ah, su certamente. Stern? Su Stern, sì, Stern è un grande, perché le considerazioni di Tristram Shandy, Gentiluomo, no? Il romanzo di Tristram Shandy è un romanzo capitale Vabbè, lo nella penso storia del pure romanzo europeo, poi nella storia come dire, della cultura europea, della riflessione anche scientifica, non solo europea a io. questo Non solo punto. europeo, no, no. Perché riflettere sull'arte del racconto vuol dire riflettere, proprio come dicevamo la volta scorsa, a proposito di saggio e Sì. romanzo, alla fine le vie di accesso alla realtà sono analoghe, sono tutte, quando sono profonde e sentite, autentiche, meravigliose come occasione di Certo. indagine. Che cosa indagano? Proprio il rapporto dell'io con l'altro, con il mondo, come una serie infinita di specchi. Lui, per esempio, in una sua raccolta di saggi molto bella, che si intitola Una pietra sopra, Ah, sì. Che 1980, che io ho è molto un lavoro letto. tardo, no? Sì, molto Che poi bella, sei. è una raccolta di saggi. Sì, un po' si può accostare alle lezioni Sì, americane a le lezioni questo americane punto, ai che lavori degli postume. ultimi 5 anni di vita, Lui dice no? proprio che i livelli di realtà, a proposito dei livelli di realtà che studiano i fisici, la fisica Sì, i quantistica livelli di attuale, realtà. i livelli di realtà che la letteratura suscita, sono una successione di veli di schermi che si allontana all'infinito, forse si affaccia sul nulla, dice lui. E il congegno di Se una notte d'inverno un viaggiatore è un congegno veramente virtuoso, no? Di inizi di Eh racconto, già. in cui per esempio la novità notevole è la voce narrante e l'appello a un tu. Il dialogo con il tu, Sì. la seconda persona, Questa è una cosa molto cioè interessante, è l'entrata in vero. scena del lettore, il Sì, lettore è sì. protagonista. Sì, beh, tutto l'attacco, effettivamente anche io ho sempre trovato molto bello
l'attacco di Se una notte di Verona, cioè quando lui, beh, insomma, adesso non è possibile. No. Cioè, quando lui parla col lettore, sì, e dice: allora, tu stai per leggere questo libro, mettiti comodo, mettiti dove stai meglio, fai così, fai così, preparati a leggere, non ti far distrarre. E a mano, si dice snoda. Che cos'è la lettura, rivolgendosi al lettore del suo libro, che però lo definisce in terza persona, cioè gli dice: tu lettore stai per cominciare a leggere Se una notte d'inverno, un viaggiatore, di Italo Calvino. Ma io, sì. Quindi quello che parla al lettore non è esattamente Italo Calvino. Il mondo narrato come una catena di relazioni infinite. E quindi a mano tra tutto il narratore e il lettore, e cioè tra il soggetto e il mondo, è un sistema relazionale. Sì, è anche un'oggettivazione. Cioè, in qualche modo lui dice: adesso tu stai leggendo un libro che è mio, che poi infatti il libro finisce con il lettore e la lettrice. A questo proposito, che si sposano. No? Che si sposano e lui dice alla moglie, dice: guarda, lei dice: adesso mettiamoci a dormire. E lui dice: guarda, però aspetta un momento, perché sto finendo di leggere Se una notte d'inverno, il viaggiatore, di Italo Calvino. Ecco la narrazione con la seconda persona, in questo caso plurale, no? Sono che è una narrazione le solo, ultime righe del libro. Sono Parini nel sì. Lo fece. Ora, l'appello al tu, la seconda persona. Sì, sì. Tu lettore. Ora siete marito e moglie, lettore e lettrice. Capitolo 12. Sì, è come il burattinaio. Un grande letto matrimoniale accoglie le vostre letture parallele. Ludmilla chiude il suo libro, spegne la sua luce, abbandona il capo sul guanciale e dice: spegni anche tu, non sei stanco di leggere? E tu: ancora un momento, sto per finire Se una notte d'inverno, un viaggiatore, di Italo Calvino. Sì, invece sì. L'inizio per dire questo, stai tu, infatti questo tu, certo, sì, stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d'inverno, un viaggiatore, di Italo Calvino. Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero, lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto. La porta è meglio chiuderla, di là c'è sempre la televisione accesa, dillo subito agli altri. No, non voglio vedere la televisione, alza la voce, se no non ti sentono. Sto leggendo, non voglio essere disturbato, eccetera, eccetera. È un po' l'atteggiamento del mago orientale, dell'ipnotizzatore, no? Cioè di quello che ti dice: sei in mia mano e ora fai come dico io. Che è un modo specifico di concepire la letteratura e il racconto. Sì. Guarda che, tra l'altro, questo fatto di Calvino che scrive favole e quindi mondi totalmente immaginari che niente hanno a che fare con la cosiddetta realtà. Il mondo narrato come un doppio, letteralmente, c'è un doppio anche, immaginario. Sì, sì, in tutta la produzione di Calvino, a parer mio, sia quella degli anni 40, più realistica per modo di dire. Apparentemente. Poi, infatti nasce proprio sull'onda di esaurimento del realismo. Sentiero dei Nidi di Ragno, no? Che è stato un bellissimo libro. Bellissimo. Il poi, bambino, poi il punto di I racconti degli anni 50, la trilogia dei nostri antenati. Il barone di Mezzato, il barone rampante, il cavaliere resistente. 52, 57, 59. Proprio coprono gli anni 50. Sì, e lì, 50. A parte la bellezza estrema di questi tre libri. Ma scritti, la qualità della scrittura, sì, di Calvino è veramente come un ricamo anche del linguaggio, sul mondo. Anche un linguaggio leggero, aereo, sì, lui ha pulito. Una proprietà di linguaggio sensazionale, come dice, una molteplicità di termini, un dominio della lingua. Io l'ho sempre amato moltissimo, no, con Gadda, che era il suo contrario, sì, l'esatto contrario, sì, sì. Ma sono stati i due grandi, no, di quegli anni. Ma per lui il racconto, lo dice lui stesso, dice: è una sorta di ponte sospeso sul vuoto per trasformare l'universo caotico in un mondo ordinato e conoscibile. Sì, sì. Un sistema. Oh, una cosa però devo dire, perché adesso dovremmo ricordare un attimo questo libro, Se una notte d'inverno, come è strutturato, no? Cioè, sì, è composto, l'hai detto. Questa è una cosa che veramente è composto trovo di ogni notevole. Capitolo è l'inizio ogni di un capitolo romanzo, è l'inizio diverso. Di un romanzo. Sono è scritto da uno scrittore diverso. Come i mondi possibili, no? Che ipotizzano, sì, anche molti, che un po' molti alla, scienziati. Alla Pessoa, no? I mondi, cioè, possibili, Borges, il suo Borges, grande Pessoa, certo. Oh, e anche aggiungerei una cosa che non dobbiamo dimenticare, perché c'è in Calvino, lo riconosceva lui stesso, c'è un'influenza preponderante, perché lui è stato a Parigi tantissimi anni, tra l'altro, quindi questo va ricordato, un uomo super internazionale, perché, beh, è mezzo cubano, no?
Qui amico di Che Guevara, è stato a New York, è stato a Londra, è stato a Parigi, però Parigi è una molto forte, c'è stato anni e anni. E non c'è dubbio che l'influenza dei grandi figli del surrealismo, tipo Guénon, no? Barthes, sì, per altri versi, ma anche non moltissimo, e poi anche Perec. Ah, certamente. Lo sai che mi sono accorto che La vita e istruzioni per l'uso di Perec, che è connesso a al mondo lo narrato, lo sai quando, ti ricordi quando è uscito? Te lo dico io, nel 78, un anno prima. Cioè esce prima Una vita e istruzioni per l'uso di Perec e che poi Se una notte d'inverno piace, certo. Ora, per carità, non è che Calvino non copia nessuno, però questo, diciamo, già l'idea dell'Ulipo, no? Quello di che no, cioè questo saldare una serie di racconti che apparentemente non hanno nessun rapporto tra loro, che sono sconclusionati, illogici, fantasiosi, impossibili, umoristici al mille per mille, dottissimi in contenuti che poi non corrispondono a niente. Cioè questa specie di enigmistica della scrittura. Enigmistica, esatto. È come una sorta di algebra. Sì, sì, di algebra. È radicata nella cultura francese. Lui, questo, se avesse potuto raccontare attraverso la matematica, l'avrebbe attraverso fatto. I numeri. Anche la sua affascinazione per la fisica. Beh, Palomar. L'ultimo suo romanzo, Le cosmicomiche, cioè, veramente l'ho trovato un libro proprio fantastico, sì, 1983. È un fantastico, però... Fantastico. È un esempio di grande capacità narrativa, di grande narrazione. Sì. E poi soprattutto fantastico, di incuriosire che moltissimo il lettore. Che nella letteratura italiana, devo dire, non è un filone dominante, ma lui lo ha reso veramente magnifico. Tra l'altro non senza ambiguità, cioè l'ambiguità anche forse concettuale, perché se noi pensiamo un momento al Calvino politico, che non è poco nella sua vita, perché lui ha avuto anche testimone attento nel suo tempo, non tutti sono stati amici, impegnato a proposito di Che Guevara, no? Tematica dell'impegno, certamente. Appunto. Lui è oggi quanto vorremmo un personaggio come lui e come altri di quella generazione, di quell'epoca, testimoni attenti del proprio tempo, capaci dalla loro sponda, sì, artistica, letteraria, però... scientifica, di intervenire con una parola di luce sul proprio tempo. Lui l'ha fatto. Però guarda, peccato che è morto così giovane. Eh sì, c'aveva 62 anni. Sì, oddio, non è che era giovanissimo, no, però insomma, sì. Non era. Però certo, insomma, la sua parabola politica nella Resistenza e poi nel Partito Comunista, appunto poi l'uscita dal Partito Comunista con i fatti d'Ungheria, l'avvicinamento al CE, alla rivoluzione cubana, però anche la relazione con Enza De Giorgi, per dire. Certo. Questa cosa, cioè, non è trascurabile, perché se uno ci pensa, Enza De Giorgi, che vabbè, è un'attrice, però Enza De Giorgi ha rappresentato qualche cosa, e anche nella ideologia e nel comportamento italico degli anni 50, lui è diventato amante di Enza De Giorgi, credo nel 55. Sì, comunque lui era un uomo talmente discreto, di tutto ciò si disse un po' di più forse dopo la sua morte, perché era veramente discreto, cioè della sua vita privata. Lui sì, ma Enza De Giorgi sì, no. Sì, lui no, lei no, però lui sì. Cioè lui era un uomo discretissimo, appartato, per carità, nessuna mondanità. Siamo sul rigore mentale e sulla capacità seduttiva, diciamo pure, di Calvino, non c'è ombra di dubbio, è uno dei più grandi. Che comunque dentro la struttura della sua narrazione vi sia una componente di ambiguo. No, ma ci sia una forte passione. Nonostante questa scrittura appaia come cristallina, cristallizzata è proprio nei lumi. Il fatto della Zaida, della di Mozart è stupendo. Ma è una ragione immaginativa, sua è una ragione immaginativa. È una ragione immaginativa. Per quello si diverte con Zaida, per quello si diverte sommamente con Ariosto. È il suo Ariosto, è il suo narratore. Infatti, i fili narrativi che si intrecciano. Infatti, i vari i romanzi, vari inizi di romanzi immaginari. Ecco, la cosa che io ho trovato sempre veramente bellissima come soluzione, tanto è vero che mi sono anche permessa, vabbè, ma questo forse in un mio romanzo di copiarla questa idea, cioè cosa di dare titoli. Hai copiato Calvino? copia questa idea, di dare dei titoli. Io ti perdono, però titoli
che poi ti prendeva i capitoli, non uno, due, tre, ma dei titoli, che poi alla fine si ricompongono in una storia. Questi sono, quanti sono i capitoli? Una sono decina, non... 12. Però il dodicesimo è il capitolo conclusivo, è la notte che si sposa. Ma ecco, per dire come si intitolano i vari possibili romanzi che il lettore... vorrebbe leggere, Poi non riesce a leggere. Cerca il libro di Calvino e trova sempre altri libri, con dei titoli assurdi di cui lui dà l'inizio. L'inizio. Allora è un titolo. Allora, quindi leggiamoli insieme. Capitolo 1. Gli altri non li nomino, ma si capisce dalla mia pagina. Se una notte d'inverno un viaggiatore. E questo è il romanzo di Calvino. Fuori dell'abitato di Malbork. È il titolo del secondo romanzo. Sporgendosi dalla costa scoscesa. Terzo. Senza temere il vento e la vertigine. Quarto. Guarda in basso dove l'ombra s'addensa. Quinto. In una rete di linee che si allacciano. Sesto. In una rete di linee che si intersecano. Sul tappeto Settimo. Di foglie illuminate dalla luna, intorno a una fossa vuota. Otto. Quale storia laggiù attende la fine. Questo è l'ultimo. L'ultimo capitolo a proposito dei nostri grandi cioè sono i titoli, gli incipiti della scienza, Rovelli. Cioè, l'ultimo capitolo è una domanda. È una domanda. È una domanda. Quale storia laggiù attende la fine? Ce lo potremmo chiedere anche in ambito scientifico, oltre che in ambito letterario, narrativo, poetico, artistico. Grande Calvino. E la cosa esilarante, no? È che se uno prende tutti gli incipit dei vari capitoli che tu hai letto adesso, questi letti di seguito fanno l'incipit del romanzo di Calvino, perché infatti il romanzo Se una notte d'inverno un viaggiatore comincia: se una notte d'inverno un viaggiatore fuori dell'abitato di Malbork, sporgendosi dalla costa scoscesa senza temere il vento e la vertigine, guarda in basso dove l'ombra s'addensa, in una rete di linee che si allacciano, in una rete di linee che si intersecano, sul tappeto di foglie illuminate dalla luna, intorno a una fossa vuota, quale storia laggiù attende la fine? Questo è l'inizio di una notte di inverno un viaggiatore che poi finisce. E questo effettivamente è il grande gioco dell'intelletto. È un gioco di specchi, di specchi. È un gioco di specchi. Che insomma è sommamente divertente leggere queste cose, anche perché ti accorgi che dietro questo specchio di enigmistica e di gioco c'è un rovello interiore e una meditazione. C'è il tentativo di costruire un analogo di quello che lui intuisce essere, del mondo in cui viviamo tutti, non solo lui, una struttura labirintica, difficile da penetrare. Allora, quindi, come può, per analogia, anche la stessa struttura narrativa, oltre che il contenuto narrativo, no? Riproporre a noi, farci intendere questa complessa, labirintica struttura della realtà in cui viviamo e che cerchiamo in qualche modo di intendere, di comprendere, sovrapponendo come una grammatica, di cui però sappiamo. È proprio così. È questo il gioco che non finisce. Sono tutte distorsioni, rifrazioni prospettiche. I nostri modi di vedere il mondo, di rivolgerci al tu, il lettore, rivolgerci all'oggetto, alla cosa, al mondo con cui l'io interloquisce continuamente. E comunque sia. Quindi, il gioco non finisce, ma il secolo scorso con nessuno è stato così grande nel nostro sistema letterario come Calvino, dire tutto ciò. È vero. Ci prendiamo un caffè meditando. Meditiamo. Meditando su Meditiamo, come diceva Renzo Arbore ieri. Certo.